come la società sta cambiando, capito? Sta crescendo, quindi mi aspetto grandi cose, Ma eh? Tra le righe io la leggo così, eh. sì. Ma fece Comunque pure Gragnotti, io ci credo, quindi sì, stiamo comunque sulla stessa sia linea. anche i prezzi, come Gragnotti lo faceva, ma li comprava. Appunto. comunque sì, anche dal punto di vista dei prezzi è una campagna abbonamenti abbastanza particolare, come già più volte Gianfranco lo diceva. Dal punto di vista dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti, la Lazio, se non è la squadra che fa i prezzi più agevoli, è una delle migliori curve distinti, che diciamo quelli dei settori più popolari, che magari ci avviciniamo maggiormente. Fai pure a sé i prezzi. Rinnovo vecchio abbonamento 210 euro, promozione amici 190. 190 è basso, Sì, vabbè. ma a me può pure aumentare di 10-20 euro. Ma può pure aumentarli di 10-20 euro. L'importante è che mi fai dei frutti. E Ecco, 20 euro che vuoi che questo te compro? t'anticipa 20 dei 2 mesi a campagna qui, abbonamenti. A quando apre il mercato te vendo le fraghe che hai da. Ma a credere a che cosa? A che devo credere? Non è. Una volta si annunciava in corpo, invece noi annunciamo al contrario. Beh, è vero che noi abbiamo perso fiducia in questa dirigenza nelle sessioni di calcio mercato e della campagna rafforzamento. Però, giustamente, come dici tu, magari le cessioni di De Vrij e Ojeda porteranno liquidità, e da lì la frase ti conviene crederci, perché comunque sanno che per la prima volta la Lazio va sul mercato con delle cifre importanti. Poi siamo sempre allo stesso discorso, che comunque ogni volta no, i nostri sogni, i nostri desideri sono sempre mancati, non sono mai stati rispettati. Sono 13 anni che c'hai cifre importanti da spendere nel momento in Ma cui devi io alzarti voglio dalla vedere panchina. tutti questi soldi che portano per quei due. Infatti, quello poi è un argomento abbastanza impegnativo, perché qui noi parliamo di determinate cifre, ma quando chiediamo determinate cifre per questi giocatori, sistematicamente poi i club interessati o scappano o si fanno da parte, Ma come più che succede. altro poi l'infortunio di De Vrij, ma qual è? Quello da adesso. Niente, sembra che ci abbia un problema muscolare alla coscia dovuto alla postura per il dolore al ginocchio. Quindi Perché è un affaticamento muscolare dovuto al detto tra ginocchio. noi non è che è tanto sano pure questo. No. No, direi proprio di no. Quindi chi lo compra pure Sono 2 anni che stanno avanti con questa storia del ginocchio, tra operazione, a ginocchio. posto. Non so, magari è pure positivo per noi. Magari Assolutamente. conviene che insomma via. Io la penso così, poi però il giocatore ha manifestato più volte la voglia Vabbè, il di. valore del giocatore non si discute, È però. assoluto, è Ci sta. No, assolutamente. assolutamente no. Però staremo a vedere. Comunque sia, la Lazio inizia anche a muoversi per la prossima stagione. Lo fa a piccoli passi, però fa uscire già una campagna abbonamenti. Si Un muove con episodio leggerezza. abbastanza emblematico. E vedrete che al 12 maggio ci saranno parecchi abbonamenti fatti. Sì, la penso pure io, perché comunque sia, come ben ha sottolineato Andrea, c'è la prelazione per il biglietto della finale di Coppa Italia per chi fa l'abbonamento, e secondo me è una via di violino molto, molto importante, perché sicuramente ci sarà molto entusiasmo per questa finale di Coppa Italia, e il Laziale chiaramente farà di tutto per esserci e sperare di vivere una serata magica e di poter alzare un trofeo, nonostante di fronte ci abbiamo A proposito di questa la finale, vi ho Juventus. chiesto una vostra scelta. 17 maggio o 2 giugno? 17 maggio. 2 giugno. 2 giugno. 2 giugno. E io non ci sto il 2 giugno, Ah, quindi ecco. Gianfranco? per me io preferirei giugno. Beh, Io sono chiaramente. d'accordo. Io sto con Alberto. No, Cioè, 2 voi volete giugno. incontrare quando ha vinto lo scudetto, quando ha finito la coppa, quando è tranquillo, è sereno, ha finito tutto.
Io voglio incontrare il momento in cui già metà è una motivazione vissuta, quindi per loro non gli cambia niente. Assolutamente no. Pure noi pensavamo l'altra volta, li incontriamo adesso, loro ci hanno partite decisive, tireranno un po' la gamba, non la mettono sempre, invece poi l'esito è stato quello che è stato, per cui sti calcoli con la Juve servono a ben poco. No, ma poi... qualora dovessimo giocare la finale il 17, però rischieremo un tour de force con Fiorentina, Juventus e Inter in una settimana. E vista allora, la coperta corta, allora, secondo me non è troppo il caso. Chiederemo a Dzeko di interloqui per noi con la federazione, ci cambiano il calendario. No, però comunque sì, cioè, è un banco di forza assurdo per noi, poi che già fisicamente stiamo manifestando determinate difficoltà, e fare tre partite di un certo livello in una settimana per una cosa come quella della Lazio, è vero che non ha avuto una stagione così impegnativa senza aver fatto l'Europa League, però chiedere in una settimana del genere a Biglia, De Vrij, a giocatori che purtroppo hanno dei limiti fisici, tre partite decisive in una settimana è una... preferirei evitare, anche perché poi l'abbiamo visto 2 anni fa nella stagione di Pioli, nel momento in cui ho citato, non succede, però potrebbe essere decisiva una sola partita, perché se vince la Coppa Italia, che è comunque assolutamente difficile, ti sei tolta dagli altri problemi. Ah, è vero anche quello. Bene, Gianfranco, si andrà in ritiro a Norcia. Ahie, orteremoto. Vabbè, mo costano poco lì adesso. Bene, Gianfranco, possiamo andare in conclusione? Sì, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori non per lunedì prossimo, ma per quello successivo, perché naturalmente lunedì prossimo è Pasquetta, quindi lunedì potevo dire per il 24 aprile qua sulle, giorno del compleanno mio. Il giorno del compleanno tuo, quindi Marco, quindi presentate. Si presenterà bussando con i piedi. Roma Futura, sportivi, siete intervenite, siete invitati tutti ad intervenire, perché quando ascoltate la trasmissione mangerete tantissimo, perché Marco quando so ste cose non si fa mai guarda in faccia. Assolutamente. Che giorno è? È lunedì 24 aprile. Ah, ok, cercherò di essere presente. Sì, vabbè, ci eravamo affidamento allora. Ringraziando l'avvocato Mignogna che è intervenuto ai microfoni, ringraziamo i nostri amici Antonio ed Andrea che stanno in diretta telefonica con noi, grazie per essere stati con noi. Ma ciao ragazzi, buonanotte. Auguriamo a tutti una buona Pasqua. Auguri, sì, sicuramente di una buona Pasqua, di una buona notte, grazie per essere stati con noi e come sempre Forza Lazio. E Forza Lazio. Forza Lazio. Noi. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocar con la mente i suoi tarli. E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Mm-hmm.